Ok, allora, ammesso che io ho un microfono a contatto, ma anche più tardi vedremo appunto sensori di rilevazione di rilevamento del segnale video, quindi Kinect piuttosto che Leapmotion o altre, io che cosa ho in ingresso? Ho un segnale che devo in qualche modo adattare a qualcos'altro, cioè che cosa voglio fare? Voglio fare uno strato di analisi del segnale che entra, che sia sonoro, audio o che sia appunto un sensore qualsiasi, accelerometro piuttosto che scusate, sto dei male salvati che si sentano in questo momento. Vedi? Con le spuse rimangono le etichette delle finestre, vedi? Sì, ce l'avremo per forza. Lo posso staccare e attaccare, ma non credo sia una cosa. Faccio una cosa. Devo non usare le spose praticamente. Ah, ora non c'è più. Ok, ci sta andando bene. Ok, quindi, dato che è una cosa che al di là di farvi vedere un'applicazione e ve le mostreremo, però è importante magari se non avete mai affrontato questo problema di vedere quali sono le problematiche, cioè il problema dell'adattamento di un segnale verso un altro parametro che vogliamo modificare. Questa operazione si chiama mapping e diciamo è molto importante perché vi troverete comunque in questo ambito del design degli strumenti ad affrontare questo problema, cioè che cosa vuol dire? È stato pensato che appunto potendo analizzare un segnale che per esempio potrebbe essere l'ampiezza, si può associare, decidere arbitrariamente di associare questo segnale a lo stesso segnale o a un parametro che è o simile o diverso, cioè può esserci un'associazione che è omogenea, quindi prendo l'ampiezza di un segnale, di un uccellino che canta, e per esempio potrei voler modulare l'ampiezza di una sinusoide, di un dente di seta, ok? Quindi posso fare un'associazione omogenea, in questo caso ampiezza che varia in ampiezza, oppure fare associazioni che sono disomogenee, cioè un'ampiezza che varia un altro parametro, per esempio una frequenza, oppure la banda passante di un filtro, eccetera, eccetera, o quello che volete voi. Questo che cosa ci serve a dire, a fare? Sì. Sì, intervengo un attimo, poi vedremo meglio nella parte interattiva con il video quali sono le caratteristiche che secondo me, parlo sempre alla Carmine, devono avere i sistemi di interfacciamento uomo o gesto macchina, okay? Quindi quali siano le caratteristiche delle parametrizzazioni. Io ho una teoria che dice questa cosa, dice che tutte le cose che sono interattive, cioè quindi resistive, quindi che abbiano un feedback con l'uomo che capisce come funziona quella macchina, hanno due paradigmi di interazione, punto. Non esistono altri. Che uno è triggerativo e l'altro è, diciamo, capacitivo, cioè sulla quantità di tipologia che io ho, con due tipi di relazioni. Una diretta e una inversa, ok? Cioè la diretta vuol dire faccio molto veloce, suona tanto, ok? Quella indiretta è produco molto suono su uno strumento. Ipotizziamo, ho fatto un'installazione con Studio Azzurro, quindi cioè, ho studiato queste cose. Microfonino, envelope follower, vi spiegherà meglio Lorenzo la cosa. Soffio su una piuma. La mia immagine non si incendia, ok? Quindi è una questione semantica di rapporto tra gesto compiuto dall'uomo e interazione. Queste sono le, diciamo, due relazioni possibili, trigger e quantitativo, semantico, inverso e semantico, diciamo, che ha relazione con l'oggetto. Semanticamente, direttamente e il contrario, cioè soffio sul fuoco si spegne, soffio sul fuoco si accende. Ok? Il nostro sistema percettivo, cioè come dire, l'uomo è costruito per capire questi tipi di relazione ed è per quello che poi gli strumenti di Lorenzo funzionano molto bene perché io capisco che cambiando un gesto in realtà sto passando in un'altra situazione, cioè mi dà un feedback che è significante.
rispetto alle cose che produco. Sicuramente Lorenzo non avrebbe mai messo un suono morbido a un tocco cristallino, ok? Ha abbinato sicuramente un tocco, non avrebbe fatto il contrario, cioè, una risposta specialistica. Assolutamente, diciamo, questo è uno dei grandi problemi di oggi, no? Vi ricordate, ieri vi ho detto che gli strumenti elettronici che, diciamo, nel momento in cui sintetizziamo con un algoritmo di calcolo all'interno del computer un suono, è la prima volta che abbiamo a che fare con questo problema. Cioè c'è una dissociazione fra la sintesi, che è fatta da un algoritmo, non è anche un oggetto ma è un calcolo, e come io faccio partire questo calcolo. Quindi da qui, diciamo, tutte le associazioni diciamo potrebbero essere possibili, nel senso, però a un certo punto ci si chiede quali sono delle associazioni che possono essere sensate o non sensate. Il problema è che poi lo vedete direttamente con Davide, questa cosa qui. Però di fatto voi potete essere liberi di dire: faccio un gesto di questo tipo, non sto toccando nulla perché sto muovendo la mia mano nell'aria, però sono abituato ad associare questa cosa a un colpo, alla metafora del toccare. Poi vedremo una serie di metafore, perché ne parleremo, però avrete questo problema di associazione con. Quindi, per tornare a quello che dicevo all'inizio, se io prendo un segnale che in questo caso è audio, perché diciamo ci dedichiamo per un momento al segnale audio, e lo analizzo per un suo aspetto e lo applico a un altro segnale audio, questa cosa è abbastanza facile, perché si tratta di segnali omogenei, ok? Sono dello stesso tipo, poi posso cambiare la tipologia del parametro, no? Però queste cose poi con il video diventano molto più complesse, perché ci sono veramente delle decisioni importanti da prendere dal punto di vista immaginativo, e vedremo che il problema è la metafora che si usa nell'associazione. Adesso rimaniamo ancora un po' nell'audio, però il discorso sarà sempre questo, sarà quello di dire: che associazione decido? Perché non è un pianoforte, non è nessuno ci ha detto come è il modo corretto per recitare il modello fisico, lo inventiamo noi. E sostanzialmente che cosa facciamo? Ci appoggiamo alla nostra esperienza all'inizio, ma nessuno ci vieta di fare delle associazioni che sono totalmente astruse. Potrei fare un colpo in aria così e viene fuori appunto una cosa che è contraddittoria per l'esperienza umana, quindi un segnale morbido, però sarebbe strano da gestire. Oppure vedremo poi una serie di metafore. Vai. No, volevo semplicemente dire, visto che adesso ci addentriamo anche in un campo dove c'è la creatività molto più forte, nel senso che il mapping, l'associazione tra gesto e suono che ne esce può essere anche molto, se vogliamo, molto complessa oppure variabile, forse farei vedere adesso, prima che voi cominciate, diciamo, due esempi delle cose che mostravo, diciamo, di cui che ho spiegato ieri, cioè il pianoforte a modelli fisici, cioè dove c'è un'associazione più diretta, dove c'è un prototipo, un archetipo noto che è uno strumento, e poi gli farei vedere il piccolo video di Mojis, dove invece sì, diciamo, c'è un'associazione banale, diciamo, nel senso di più semplice rispetto alle cose che proporrete poi stamattina. Vogliamo farlo dopo questo, perché magari facciamo una far subito adesso. Come vuoi? Cioè, no, nel senso che in ordine di logica sì, perché voi dopodiché vi allontanate molto dal mapping più semplice che posso. Beh, io spiegavo proprio quello adesso all'inizio, diciamo. Vabbè, però no, vai, ma il pianoforte? No, vai, fai. Come vuoi? Cioè, sì, no. Dammi secondo allora il cavo video, diciamo, sì. Vi faccio li ho interrotti solo per questa ragione, siccome adesso loro mostrano dei modelli di interazione piuttosto evoluti, vorrei far vedere due esempi di modelli più semplici di interazione che però sono comunque abbastanza utili. Una prima cosa è un modello fisico che ho sviluppato nell'arco di diversi anni, che è questo pianoforte a modelli fisici sviluppato per un'azienda che si chiama Viscount, che, come vi raccontavo ieri, forse vi ricordate, fare il modello fisico di un pianoforte è molto difficile, perché il pianoforte ha un grandissimo accoppiamento. Vi ricordate tutti i problemi che, diciamo, ieri è difficile dire che cosa conta e cosa non conta. Ci siamo riusciti con uno sforzo tecnologico non indifferente, diciamo, vi vorrei far vedere i risultati. Il risultato è stato un pianoforte che si chiama Physis, che ha chiesto circa 5 anni di sviluppo e di ricerca, e in questo pianoforte, diciamo, hanno lavorato 5-6 persone. Ho lavorato io, ha lavorato Davide Rocchesso, che è un teorico molto bravo sui modelli fisici, allievo di Julius Smith, forse vi ricordate ieri, uno di quelli che ha elaborato il modello delle waveguide, no? Quindi, diciamo, uno dei padri
del modello fisico, poi un'azienda che si chiama Viscount che ha finanziato questo progetto prendendo le ceneri di un progetto vecchio che era un progetto della GEM, un'azienda che produceva strumenti digitali. La GEM era riuscita con un piccolo progetto a fare dei pianoforti modelli fisici di tipo elettrico, quindi non so, Wurlitzer piuttosto che Clavinet, queste cose qua. E però il pianoforte vero, diciamo, a modello fisico non era stato sviluppato per ragioni anche di calcolo, nel senso che era un progetto troppo dispendioso dal punto di vista di calcolo. Con il passare del tempo, questo progetto era del 2002, è stato ripreso, no, forse un po' prima, nel 98, è stato ripreso nel 2004, nel 2005 fino al 2009-2010, poi è entrato in commercio, adesso sta in commercio da circa un anno, diciamo, e si chiama Physis. Allora vi faccio solo vedere un video, perdo proprio pochissimo tempo, un video del dimostratore, di una demo di questo pianoforte, che è la presentazione di questo pianoforte a Francoforte, in cui... La cosa interessante è questa: il pianoforte è editabile, nel senso che si può decidere con dei parametri di tipo fisico quanto è grossa la massa del martello, quanto è grossa la massa della corda, quanto è lunga la coda. E adesso vi faccio vedere come lui dimostra che cambiando uno di questi parametri fisici cambia il suono del pianoforte congruentemente, come ce l'aspettiamo, cioè non è il mapping che vi proporranno loro, è un mapping archetipico, cioè noi ci aspettiamo quella cosa e lui si comporta in quel modo. Perché? Perché di base c'è uno strumento che conosciamo, il pianoforte, d'accordo? Quindi diciamo non è un mapping creativo, è un mapping di tipo imitativo quello che vi propongo. Allora, lui vabbè è un po' un istrione, fa uno spettacolo, lo state vedendo? Sì, uno spettacolino, però ecco, questo è quello che ci interessa. Andiamo a questo punto. Andiamo un secondo. Scusalo, mi dai un secondo una mano con la tua? Sì. Col master? Guarda se arriva il segnale. As I change. Allora, eccolo qua. Allora, guarda, lui adesso fa vedere come... cambiando i parametri fisici cambia il suono dello strumento. Quindi. So that's why we're able to produce Physis today. Now let's go inside the sound. And if you look up on this screen here, I'm going to go into a sound edit, and you'll notice how we can actually change the ingredients of the sound. So I'm first going to try to change the hammer, and guardate, you'll notice. Cambia il martello. As I change. Guardate. Listen to the difference in the sound. That's just one of the parameters we can change. Let's also try to change the size of the cabinet. Guardate adesso, now you notice as I do this, at the bottom there are three micro parameters that will change at the same time. That's just to make it easy. If you want to go into the micro parameters, you can certainly go in and change them individually, but just for the sake of ease, we've set it up so it's easy for a customer. So listen to the difference of this size piano. And this one. Or this one. So in this way, because every one of us come from different places, we have different ears, different tastes, just like the ingredients of a cookie. Your cookie is going to be different than mine. Insomma, la cosa interessante di questo sistema è che di fatto tu parametrizzi con dei concetti di tipo fisico: lunghezza del pianoforte, massa del martello, durezza del martello, questo tipo di parametri. In questo mapping, che è un mapping 1-1 elementare, diciamo, in cui c'è un archetipo, il pianoforte, che viene soddisfatto e non disatteso, ma soddisfatto, per cui mi aspetto che un pianoforte con una coda più lunga abbia più bassi, questo è l'effetto che fa il modello, d'accordo? Questo era solo per farvi vedere un esempio, Lorenzo, ti ho introdotto solo per questo motivo, perché questo è un esempio di semplice mapping lineare diretto che non è di tipo creativo in un certo senso, no? È imitativo, d'accordo? Ecco. Basta, diciamo, ti restituisco il video. Ok. Ok. Vedremo altre applicazioni, ovviamente. Sì, magari dopo Mogis lo facciamo vedere dopo. Okay? Sì, okay, sì, adesso tutto. Li attacchiamo, scusate che... Quindi dicevamo che banalmente la modalità con cui controllo giusto la risoluzione, grazie a Dio,
Quindi non vedo il dock. Interessante. Questa per voi va bene, no? Ok. Facciamo un urlo. Allora, dicevamo, facciamo un primo esempio di associazione semplice. E vediamo quali sono le problematiche, perché vi trova, insomma, chi di voi usa, insomma, si troverà davanti a questi strumenti o vorrà costruirsi uno strumento, avrà questi stessi problemi. Allora, cosa succede? L'idea è quella di poter incrociare, cioè associare un parametro che vi viene da un certo mondo, che potrebbe essere per il momento il mondo audio, e associarlo a un altro parametro, in questo caso sempre un parametro di sintesi audio. Però dopo utilizzeremo degli altri tipi di segnali, però un po' i problemi saranno gli stessi, poi ce ne saranno altri più complessi quando avremo a che fare appunto con il gesto, o con quando il gesto sarà qualcosa di più complesso che analizzare un solo segnale. Allora, davanti al suono possiamo avere una serie di atteggiamenti, una serie di approcci. Uno di quelli che abbiamo visto sin da ieri è quello di poter analizzare un aspetto solo del suono. Per esempio, prendiamo uno di quelli semplici, che è l'ampiezza, ma potrebbe essere la frequenza, come altri parametri più complessi, per esempio la brillantezza o la ricchezza dello spettro, eccetera eccetera. Allora, in questo caso noi possiamo prendere il segnale da un file sonoro, perché qui non abbiamo un microfono che va direttamente lì, ma abbiamo dei microfoni a contatto, e potremo, metto un microfono in max, e qui ne ho due collegati, quindi diciamo siamo il numero 2. Ok, diciamo, la metafora è sempre quella di che abbiamo detto ieri. Qui abbiamo due microfoni, tre microfoni a contatto, uno qui sotto, uno su un microfono a contatto Schertler, e un altro Schaller che però è collegato col computer di Carmine. Però c'è un altro Schaller qui che è un microfono a contatto per chitarra. In realtà è molto economico, cioè Ventina di euro. Economico. Allora, questi microfoni a contatto tendenzialmente dovrebbero prendere solo il segnale dal sistema rigido a cui sono attaccati, però in realtà prendono anche un po', c'è un po' di feedback, come abbiamo visto anche nel video che ho mostrato ieri sugli strumenti che si chiamano GCOS, che ho contribuito a inventare, e però prendono anche un pochino di suono aereo cosiddetto. Poi in particolare lo Schertler, che è un microfono che in realtà è un vero microfono dinamico, ha questa caratteristica. Quindi diciamo che nell'uso dei microfoni bisogna stare attenti appunto ai rientri eventuali. Chiaramente un microfono a contatto riduce questo aspetto, però è sempre presente. Allora, in questo caso io posso prendere, vedete, faccio un tap direttamente sul microfono, vedete che mi entra questo segnale. Posso visualizzarlo in vari modi, appunto abbiamo visto ieri un oscilloscopio, per esempio. Ma dovremmo mettere un microfono per i bimbi e prenderlo. E vedete, come abbiamo visto ieri, che questo sostanzialmente è un segnale che è bipolare, cioè va, come abbiamo visto, l'onda di pressione ieri in acustica, che varia fra un più e un meno, d'accordo? Allora, se io dovessi adattare questo segnale, prendere questo segnale e associarlo a un altro suono, faccio questa operazione che è di adattamento, che però può essere un'operazione molto ricca. Cioè qui posso fare una serie di operazioni, perché il segnale iniziale di partenza può contenere una serie di variazioni, per esempio troppo veloci o delle variazioni non volute, o può variare in un certo modo. Qualcuno chiama questo tipo di associazione, cioè applicare il suono di un parametro di un suono a un altro suono, lo mette sotto il nome di quella che si chiama cross synthesis. Cioè la cross synthesis è una tecnica, un insieme di tecniche di sintesi, invece qui c'è anche una serie di questioni,
in cui che cosa si fa? Si mischiano due suoni, si incrociano le caratteristiche di due suoni per fare una specie di ibridizzazione, un ibrido. Il riverbero che abbiamo fatto per convoluzione ieri era una specie di ibridizzazione. Io preferisco pensare questo tipo di tecnica con un altro nome, perché l'associazione di un singolo parametro verso un altro singolo parametro è qualcosa di un po' più ridotto, cioè non si parla neanche di sintesi, no? C'è una questione che sia piuttosto trattamento. Stockhausen negli anni 60 fece due composizioni in cui utilizzò principi simili, una che si chiama Imnen, che è una grande composizione, insomma, che dura tipo 100 minuti, in cui ha analizzato una serie di inni nazionali e tanti altri segnali e li ha associati ad altri. E poi negli stessi anni, penso sia il 67, ha fatto un'altra composizione breve a Tokyo che si chiama Telemusik, in cui teorizza, perché Stockhausen aveva questa caratteristica di dire questa cosa la faccio io e l'ho inventata io, era un po' così, un po' come un mega francese solo per lui, perché anche i francesi hanno questa cosa, e lui chiamò questa cosa intermodulazione, che forse è un termine un po' insomma, più esatto, perché si prende appunto l'aspetto, cioè l'ampiezza di un suono, e la stessa cosa all'ampiezza di un altro suono. Quindi potremmo per esempio adesso associare l'ampiezza di questo microfono con per esempio l'ampiezza di un rumore o di una sinusoide, e vediamo quali sono le problematiche. Quindi qualcuno la chiama cross-synthesis perché è un po' l'inizio di questa cosa qua, cioè di incrociare due tipi di suoni, però si può vedere anche come intermodulazione, cioè semplicemente estrazione di un parametro e applicazione di questo parametro a un altro parametro. Vediamo come funziona, che cosa succede. Io ho un parametro audio che, come vedete, saltella ed è bipolare, d'accordo? Normalmente ieri, quando abbiamo voluto modulare l'ampiezza di un segnale, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cambiato con un moltiplicatore, oppure abbiamo utilizzato uno slider, che è la stessa cosa, quindi moltiplicavamo per un valore che è fra 0 e 1 o anche di più quando abbiamo dovuto esaltare dei segnali. Allora, in questo caso è un segnale che è unipolare, d'accordo? Per cui dobbiamo fare una prima trasformazione se vogliamo già ridurre, cioè cambiare questo segnale che è, vedete che va nelle due direzioni. Se prendessi, mi crea uno switch, se prendessi un altro tipo di segnale... Si vede veramente male? Si vede male? Non so se si vede, lo vedete ragazzi, poco, vero? Vabbè. Magari anche in ingrandisci un pochino lo scopo. Sì, perché purtroppo io, per me è gigante, è quello il problema della... Cioè, per me è veramente gigante. Se è disagevole me lo dite e andiamo a un'altra risoluzione. Allora, se io adesso qui accanto... tipo che ho già tutto lo schermo pieno, mettessi per esempio un segnale preso da un file, vi apro una cosa giusto per far prima, no, rimaniamo con gli oggetti semplici così vedete anche questa roba qua. Ci vuoi che intanto... Allora, giusto per fargli vedere, lo facciamo molto rapidamente. Se adesso... prendo un segnale, c'è una fisarmonica che canta solo per noi. Bella questa fisarmonica che canta. Poetico, il pagliesse è proprio poetico. C'ho anche delle cose buone, sai, ogni tanto. Allora, se prendiamo per esempio un segnale tipo, prendiamo una voce parlata per esempio. Sembra di stare in Francia questa fisarmonica qui sotto. Allora, prendiamo un parlato. In realtà penso di dover prendere qualcosa di fascioso. Guarda, prendiamo la voce di una... Oh, lo sentiamo anche magari. Facciamo... Lo riduciamo un attimo. Sentiamo, vedete comunque è solo a livello del segnale. Vediamo che... Vedete che è bipolare, no? Oops. Ok, i segnali più o meno sono così. E adesso dipinge bellissimo giù nei varchi. Sia... questo segnale qui, per trasformarlo in unipolare, c'è un oggetto che si chiama ABS tilde, e questo segnale fatto passare da qui diventa unipolare. Posso dire due cose? Ma qual è il problema? Il problema è che il nostro sistema sta andando a più e meno compressione decompressione, ok?
Allora, se io ho compressione e decompressione di un segnale, la media di quel segnale cosa sarà? Quindi a noi tecnicamente non serve a nulla, perché se la media è zero, quello zero non interferisce col sistema. Quindi la cosa che bisogna fare è quello di trasformare quel segnale in un segnale solo positivo. Allora, quell'affarino lì, ABS, non fa altro che fare l'absolute values del nostro sistema in termini matematici, quindi prende il valore assoluto. Quindi quando io avrò decompressioni, in realtà il sistema le vedrà come se fossero compressioni. Quindi io ho sempre parametri che vanno dal fermo a una compressione. Subito dopo Lorenzo, io c'ho già lo schermo pieno. Ok. Subito dopo Lorenzo farà una cosa che sarà quella di adattare quel parametro al nostro sistema percettivo. Cioè, in realtà io ho questa teoria, Carmine, ma che tu assolutamente sarai d'accordo con me, proprio per i discorsi che facevamo ieri sul campionamento dell'universo, ok? Sul fatto che noi vediamo in maniera lineare le cose, ma in realtà sono campionate. L'uomo è un enorme filtro passabasso. Esatto. Cioè, percettivamente... Discutetene. Adesso questa sera a casa con vostra mamma. Mamma, mi sento un filtro passabasso. Sì, quindi di fatto sì. Effettivamente nel percepire qualche cosa sicuramente riduciamo un aspetto della realtà, perché noi non sappiamo qual è la realtà. No, supponiamo che con i nostri organi percettivi ci sia una realtà, e un pipistrello potrebbe dirci: ma tu non senti gli ultrasuoni? Oppure io ho il sonar, cioè è talmente evidente che sento il rimbalzo, ok? Cioè ogni animale ha un suo modo di percepire appunto l'universo, e quindi comunque c'è una riduzione rispetto a quello che c'è all'esterno, no? Poi facciamo anche noi parte dell'esterno, quindi questo è un altro problema. Allora, vedete che il nostro segnale della voce che canta, oppure del mio segnale microfonico, adesso è diventato, dopo l'ABS, diciamo, prendo la parte assoluta, quindi è un segnale che comunque può essere usato direttamente per moltiplicare. Facciamo anche un esempio proprio banalissimo. Metto, come abbiamo visto, degli oggetti che abbiamo visto anche ieri. Prendo un cycle con una frequenza a caso che non sia troppo persistente e moltiplico, cioè prendo direttamente in maniera molto banale questo il volume, diciamo la parte assoluta di questo segnale, e lo uso come moltiplicatore di questo, dell'ampiezza di questo cycle, se riesco anche a spostarlo. Quindi il cycle uscirà, ok? Quindi sto mandando questo segnale al cycle. Ups, bello, dovrebbe suonare molto bene in questi casi. Quindi adesso ho un 4,40, una moltiplicazione di questo segnale che sarà la stessa di questa, e potrò andarlo a sentire. Facciamolo così. Vedete bene? Oh. Ok, quindi se adesso metto questo in uscita, magari mi tengo un controllo comunque qua. Preferisco sempre controllarlo un po', poi lo mando all'uscita. Questo duck tilde è un equivalente, diciamo, di questo oggetto qui, d'accordo? Adesso io ho lo schermo pieno, vi assicuro, però cerco di mettere tutto un po' più vicino. Quindi moltiplico direttamente questa cosa per l'ampiezza di una sinusoide a 4,40. Sto modificando il volume, ma è una modificazione brutale. Sto passando tutte le variazioni della voce. C'è qualcosa che va e qualcosa che non va. Le variazioni sono troppo volume. D'accordo? Allora, è qui che tocca cominciare a... vedete che uno direbbe: ok, prendo quel volume lì, diciamo la variazione di ampiezza di una voce, lo associo direttamente lo faccio diventare adatto per una moltiplicazione, lo associo a un segnale di un cycle, e ho fatto. In realtà no, perché vedete che ci sono troppe variazioni e viene fuori un suono molto distorto. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in qualche modo smussare. E che significa smussare? Significa fare un filtro passabasso, cioè dobbiamo ridurre tutte quelle variazioni che sono ancora variazioni di picco, cosiddette, perché vabbè, senza che ritorniamo, diciamo, all'acustica, però le variazioni di picco sono molto veloci, cioè l'ampiezza istantanea varia in maniera molto veloce. Quindi cerchiamo di ridurre il numero di queste variazioni lisciandole praticamente, facendo un'operazione di filtraggio passabasso, e possiamo farlo direttamente con un filtro a un polo che abbiamo visto ieri.
vi faccio solo questo esempio e poi corriamo di più, nel senso che in questo caso, mentre un filtro passa basso a 50 Hz, cioè ancora molto veloce, e vediamo cosa succede. Ho staccato l'audio per ovvi motivi e mi preparo una forse, variazione. Forse però se lo metti lo mettiamo prima moltiplicazione. Me lo metto prima di andare al moltiplicatore, ok? È chiaro che stiamo facendo un circuito, la patch vuol dire circuito come abbiamo visto l'altro giorno, questo non gli piace. Guarda, ho degli oggetti che sono tipo enormi e sentiamo cosa succede. Ancora 50 Hz molto alti, comincia a smussare. Sentite che più abbasso la frequenza, se la metto molto bassa, sentite che l'ampiezza è più liscia. Ora, questa operazione di lissaggio si può fare in tanti modi, nel senso possiamo mettere un filtro passabasso, possiamo usare degli oggetti, possiamo lisciarla, diciamo smussarla ulteriormente, e ci sono una serie di tecniche. Allora, questo è un primo esempio di quello che può essere un mapping. Qui stiamo cercando di avere una variazione del volume dell'ampiezza molto lenta, diciamo un po' più vedere le variazioni globali, e ci sono una serie di tecniche che possiamo fare, cioè possiamo lisciare ancora di più. Ci sono una serie di problematiche. In Max ci sono anche alcuni oggetti che si fanno carico di alcune di queste cose. Per esempio, prendiamo questo lissaggio possiamo fare ovviamente in tanti modi. Posso aprire una patch. Cioè, in questo caso possiamo fare appunto quello che abbiamo fatto noi con un filtro passabasso. Vi mando un segnale rumoroso. O mando lo stesso segnale della signora che parla. L'ho chiamato Sig. C'è una finestrina un po' piccola, ragazzi. Facciamo così. Allora, questo segnale qui lo mandiamo con... Cioè, posso prendere questo segnale di questa persona che parla, ormai cancelliamo quello che non ci serve, e lo mando con un filo virtuale che è il SIG, manda il segnale con un'etichetta che si chiama SIG, lo ricevo qui, anzi no, lo chiamiamo così. Guardate che qua la gestione delle finestre diventa complicato. Vedete che qui lo ricevo e ho una serie di possibilità, scusate che sarà illeggibile. Quindi posso fare come abbiamo fatto adesso, un filtro passabasso, vedete qui il segnale viene smussato, oppure posso usare degli oggetti pensati apposta, cerco di ingrandire la finestra per voi, che sono oggetti che mi danno una possibilità in più, cioè quella di decidere di fare una differenza fra la rampa di salita del segnale dell'ampiezza e la rampa di discesa del segnale dell'ampiezza. Perché questa cosa? Perché spesso vogliamo, per esempio, un sistema che sia molto reattivo all'inizio, ma che, per esempio, possa essere più smussato nel decadimento. Vi faccio un esempio e vi mando direttamente il mio microfono. Attacco il mio microfono qui e lo ricevo qua. Vedete che in questo caso ho un oggetto che si chiama ramp smooth e un altro oggetto che si chiama slide, a cui posso dire di essere molto reattivo all'inizio. Vedete, prende subito la variazione lì, però posso allungare la coda. Questo perché io potrei voler modulare un parametro che ha differenti caratteristiche nell'evoluzione, d'accordo? Quindi in questo caso
vedete, lo faccio un po' reattivo, se lo faccio uno a uno, vedete che praticamente mi ridiventa lo stesso segnale. Quindi posso allungare questa coda, quindi come se fosse un filtro a basso solo della coda del segnale, d'accordo? Riuscite a vedere? Perché io qua anche la luce sopra mi metta. O posso fare una generica, vedete, adesso 100 millisecondi in salita e 100 millisecondi in discesa, prende sempre meno anche variazioni in salita, d'accordo? Quindi questo è un modo per adattare, vedete, è troppo smussato. Oh, questo è solo per farvi vedere che al di là del fatto di incamerare o analizzare un parametro, in questo caso è l'ampiezza, posso utilizzare, posso doverlo adattare, anzi sicuramente va adattato. Questo solo per quanto riguarda parametri omogenei, cioè ampiezza per ampiezza. Nel momento in cui voglio prendere questo segnale e adattarlo a un altro tipo di parametro che non è omogeneo, per esempio la frequenza, sicuramente dovrò adattarlo anche come tipologia di valori, cioè prendere dei valori che sono fra 0 e 1, per esempio, e riadattarli a valori che sono, che ne so, fra 500 e 1000. Ieri abbiamo fatto nel sync modale che ha proposto Carmine proprio questa operazione qui, abbiamo riscalato cos'era del filtro, il cutoff del filtro fra un valore minimo e un valore massimo. Ok? Allora, questo è il problema davanti al quale vi troverete sempre a lavorare. E ci sono una serie di esempi che si possono fare, ve ne faccio vedere uno, di associazione semplice proprio. Guardate che ho le finestre di Holly Hobby in questo momento. Allora. Per esempio in questo caso io prendo un segnale, faccio giusto sentire un esempio sciocco, in cui prendo un segnale per esempio di voce, ce l'andiamo a riscegliere, potremmo anche cantarla noi, prendiamo una voce maschile per esempio, la sentiamo anche. Ok? Si mangia l'acqua. Cosa sta facendo qui? In questo scatolotto che si mangia semplicemente quegli oggetti di prima, cioè c'è una parte che mi fa uno slide, cioè un oggetto che mi permette di avere una rampa diversa per la salita, una rampa diversa per la discesa, ma potete vederlo come un filtro passa basso. E in questo caso faccio due tipi di modulazione, cioè associo l'ampiezza di questa voce all'ampiezza di una sinusoide adattata un po' meglio. E decido che la modulazione dell'ampiezza mi varierà anche la frequenza di questa sinusoide, fra un minimo e un massimo che gli dico. C'è un oggetto che si chiama scale, che riscala fra un minimo e un massimo, e qui ho riscalato questa ampiezza di una voce verso una sinusoide fra 200 Hz e 1500 Hz. Sentiamola. Il vento, la sanità delle prime cose. L'associazione è totalmente arbitraria e non è che la sinusoide fa la frequenza della voce, ok? Non fa la stessa nota, ma ho preso l'ampiezza e l'ho riscalata verso un minimo e un massimo di ampiezza, di frequenza di una sinusoide. Sentitela, sta da un'altra parte. La sanità delle prime cose. Adesso non lavoro un momento, io levo il suono diretto. Sentiamo che c'è qualche... è una sinusoide, effettivamente è sintetico, però c'ha qualche cosa di umano, perché almeno due parametri sono stati modulati con l'ampiezza, che è un'ampiezza naturale, diciamo, di qualcuno che parla. Okay. Ovviamente potete farlo per range, per ambiti più piccoli. O per range più ampi, in cui vengono fuori delle cose stranissime. Insomma, basse ampiezze saranno con frequenze basse. Posso
contrario è che basse ampiezze saranno associate a frequenze molto alte. Questo vi dicevo prima appunto sul rapporto inverso o... Sì, che in questo caso può essere intanto c'è cioè, un'associazione omogenea tra ampiezza modulo ampiezza e disomogenea ampiezza modula frequenza. In questo caso voi nessuno vi vieta, adesso il suono è brutto, non c'ha nulla di che, però mettendolo in acuto voi avete un segnale che vi fa una banda acuta che varia, che parte da una voce. Ora è una voce che recita in maniera molto lenta, se noi avessimo qualcosa di un po' più veloce, per esempio qualcosa di ritmico. Giusto per farvi un esempio, queste cose sono prime associazioni ovviamente semplici. Ecco, una cosa che potete sentire è che quasi quasi riesco a riconoscere cosa sta dicendo. Cioè, dopo li facciamo sentire. Diciamo. Sì, poi li facciamo sentire. Dopo li facciamo sentire. Diciamo, questa cosa qui sì. La, ci sta un po' solo perché. Posso, intanto che tu fai così. Sì, viviamo senza far sentire il segnale originale, facendo qualcosa di un po' più omogeneo. Sentiamo se qualcosa passa. Vediamo. Lo sentiamo dopo il segnale originale, perché ovviamente questo è un problema di informazione. Cioè, stiamo prendendo un segnale. Sentiamo. È solo l'ampiezza come identico, cioè qualche cosa, la cosa affascinante di questa intermodulazione, o qualcuno dice cross synthesis, cioè è un primo esempio, se volete, di appunto intermodulazione, è che c'è qualcosa nel segnale originale, però a livello di informazione ci sono solo due parametri in questo caso. Ora immaginate che possiamo analizzare tanti parametri del suono iniziale e associarlo a molti più parametri di un sintetizzatore che non sia una semplice sinusoide. Però con questo esempio ho capito un po' quali sono le possibilità, perché potrei per esempio analizzare il pitch senza fare un'analisi dell'ampiezza, ma fare un'analisi del pitch e associarlo al pitch di una sinusoide. Pitch è l'altezza del suono, quindi, l'altezza è... questo è semplice, nel senso ci sono degli oggetti che fanno questa cosa qui e si può associare direttamente ed è molto affascinante. Però capite che c'è qualcosina di questo suono. Se vi prendo altre robe, ovviamente qui volume contro volume, quindi non è che vediamo se trovo una cosa. E qui ovviamente non essendoci essendo qui l'informazione ritmica molto più molto meno interessante. Se invece sentiamo il suono, diciamo qui è l'ampiezza che è poco interessante, no? Se sentiamo il suono diretto è più interessante come frequenze. Un canto lirico tenuto a variazioni di ampiezza che sono comunque morbide, molto, cioè poco interessante dal punto di vista dell'ampiezza, magari più interessante dal punto di vista della del pitch, cioè dell'altezza. Ok, questa cosa che state ascoltando consolida una delle mie teorie, sempre mi prendo tutte le responsabilità, cioè che dietro a ogni comunicazione verbale, che sia musicale o comunque sonora, c'è un gesto primordiale. Cioè semplifico moltissimo, quindi metto un bel filtro passabasso, ma all'inizio l'uomo non produceva suoni, ma per chiamarsi cosa faceva? Prendeva uno per la spalla e gli faceva così, giusto? Poi associato a quel gesto, ok? E alla fine ha tolto il gesto e ha lasciato, ok? Allora, adesso sto semplificando moltissimo, ok? Però dietro a quel ritmo in realtà c'è un gesto, che è il gesto di chi l'ha prodotto. E il nostro sistema di interazione con quel gesto, in realtà inconsciamente, va sempre a leggere quel gesto. Abbiamo fatto degli esperimenti molto interessanti a Stoccolma, al KTH, con l'analisi dell'interpretazione, naturalmente somministrando dei test d'ascolto a delle persone, chiedendogli: ma questa musica secondo te è felice, è triste, che mood ti trasmette? Abbiamo fatto anche un'altra ricerca sulla pedalizzazione,
cioè sui gesti che il pianista fa quando fa scendere, abbassa o alza il pedale, che è in realtà una cosa che non c'entra nulla con l'espressività, quindi con quello che poi abbiamo visto è legato all'espressività, che si chiama inter-onset interval, cioè l'intervallo fra le note, la gogica, ok? Non c'è nient'altro che comunica l'espressività, cioè una cosa allegra, una cosa triste, dipende sì dalle dinamiche, ok? Ma la maggior parte delle informazioni che arrivano dipendono dalla gogica, cioè dipendono da la variazione all'interno delle frasi, della la durata in sostanza tra gli intervalli di on di ogni nota. Ok? Abbiamo preso i parametri del pedale e abbiamo chiesto alle persone: secondo te questa curva è allegra o triste? Allora, dalla curva della pedalizzazione c'è stato un matching che era sopra il 60%, quindi è un buon risultato, quindi non era randomico, ok? Che ci diceva che le persone in realtà riconoscevano le curve e associavano il gesto che era stato compiuto dall'esecutore quindi su un parametro extra musicale. Chiudo, scusate, okay. Poi le vediamo meglio queste cose. Sì, adesso le vediamo tutte queste. Adesso vi faccio sentire solo l'esempio dello stesso suono, però questa volta analizzato anche come F0, cioè come altezza base. Questa altezza è stata associata anche qui a una sinusoide. Vediamo un po'. Esattamente la stessa cosa, meno smussata. Chiaramente canto su sinusoide, si riconosce la melodia, no? Oh, qua ci sono appunto ampiezza della callas che modula l'ampiezza dell'oscillatore e l'altezza della callas che modula. Ok, qui c'è un'associazione di due parametri diretti. Posso trasportarla, posso sentire la calla su una quinta sopra. E gli aggiungo, perché no, una... di far fischiare la callas con la stessa melodia in su, d'accordo? Ecco, ora qualcosa dell'informazione passa, per esempio ok, qui ci sto solo un attimo perché veramente sono cose che possono legato dalla corsa dove il flamen non sorvegliava attento la fiamma, lasciava che flume non fosse onorato. Per modulazione. Allora, per cambiare livello, quello che si può fare è che questi sono livelli, diciamo, bassi, ma se io volessi costruire uno strumento a partire dal nostro synth modale, allora dovrei analizzare il suono delle azioni che fa l'interprete, il musicista, su, in questo caso, una superficie, perché stiamo parlando di audio, oppure su dei controlli gestuali. Vi faccio vedere delle cose che sono... Vediamo se tutto funziona. Non vi dico nulla, vi dico solo di guardare come dei giornali, guardate solo le fotografie, no? Non leggete. Però vi dico che in questo momento prendo, ah no, vorrei prendere magari il secondo microfono. Oh, in questo caso che cosa faccio? Ecco, potete smettere di toccare il toccabile, grazie.
Allora, questo è il mio microfono a contatto che prende anche la mia voce, come vedete, no? È un microfono a contatto, però vedete che è molto sensibile. Questo è lo Shertler. Se io comincio a toccare, posso analizzare delle azioni che faccio qui una serie di parametri che non sono solo ampiezza e altezza, ma altri parametri complessi dello spettro. Cioè, sono stati studiati, anche Carmine ha un ruolo importante in questa cosa, all'IRCAM sono stati creati dei cosiddetti descrittori, cioè che sono dei parametri che non vedono, cioè che analizzano il suono secondo tantissimi punti di vista. Cioè il descrittore è proprio questo, cioè a partire da un punto di vista analizzo il suono. Allora, ampiezza e pitch e altezza sono facilmente intuibili, per questo siamo partiti da lì, però di fatto ci sono altri parametri che possono essere più significativi per il segnale che dovete analizzare. Per esempio, per una voce cosa è importante? Sicuramente l'ampiezza, sicuramente il pitch, e poi possiamo cercare di analizzare se per esempio il suono è una vocale, se è una consonante, eccetera. Per uno strumento a percussione, che per esempio un piatto oppure una membrana, può essere interessante analizzare il colore globale dello strumento, d'accordo? Per esempio per una tromba è stato visto in analisi che una tromba se suona nel piano ha uno spettro che è piuttosto spostato verso il grave, cioè la maggior parte dell'energia, la media dell'energia dello spettro stanno più verso il grave. Nel momento in cui comincia a suonare forte e si sposta anche di registro, comincia a far risuonare armoniche più acute, quindi c'è il baricentro dello spettro, non solo il disegnino dello spettro che abbiamo visto ieri in acustica, cioè le varie armoniche, ma il profilo globale dello spettro, cioè l'inviluppo spettrale, cioè il disegno globale unendo picco a picco tutte le armoniche che abbiamo visto o le parziali, può essere visto come può essere studiato in termini di media, cioè dove sta il picco globale di questo spettro, l'energia dove cade. Allora, per suoni tipo quelli percussivi, come sono questi qui, cioè se io ho un microfono su una tavola e faccio cose di questo tipo, sarà difficile analizzare l'altezza, cioè non c'è una fondamentale, ma ci sono delle bande di rumore che variano. Quindi per analizzare le bande di rumore, una delle cose che è pertinente è un parametro che si chiama il centroide spettrale, cioè dove cade la maggior parte dell'energia dello spettro. E qui vediamo, abbiamo in questi primi tre, ora li ingrandisco perché non so, qua c'è un po' tutto, vedete, qui abbiamo il cosiddetto centroide. Ho filtrato un po' il segnale in ingresso e ho messo un filtro passa alto per evitare che ci siano tutte le dei contributi troppo gravi, però posso anche abbassare questo filtraggio e lo passo attraverso una cosa un po' porno per adesso, che si chiamano gli IRCAM descriptor. Quando avrete 18 anni di max potrete, che sono, è un oggetto dentro il quale posso chiedere quali descrittori del suono restituirmi, quindi il centroide, anche la F0, cioè una serie, cioè il pitch, l'altezza e parametri complessi. Il centroide è molto pertinente per gli strumenti a percussione. Allora vediamo se funziona da qua. Vedete, io adesso gratto con le unghie e il centroide, vedete, sto visualizzando praticamente una serie di valori con una piccola finestratura, cioè con una coda, no? Del prima a sinistra, cioè questo qui è la visualizzazione di questo centroide. Nel momento in cui strofino con la pelle, vedete che sta da un'altra parte in media. Vedete, è molto pertinente. In questo caso, vedete, faccio il tapping con le unghie e sta ancora da un'altra parte. Ecco, il tapping con le unghie e il tapping, per esempio, con i polpastrelli, più o meno sta nella stessa zona. Varia poco, varia un po', ma non tantissimo. Però già posso distinguere tre comportamenti, guardate. 1, 2, 3 o 3. Cioè il tapping sembra avere su questa superficie un centroide che sta da un'altra parte. Ovviamente vedete che anche qui il segnale è molto, ha molti picchi, quindi cerco di smussarlo un po'. E qui io l'ho smussato con certi parametri che mi... Ora, credeteci per fede, cioè faccio un po' una media degli ultimi 5 parametri, oppure posso anche qui utilizzare
limitarlo, insomma, filtrarlo passo a basso con varie tecniche, guardate che questo qui e questo qui sono più continui. Ecco, soprattutto il terzo è un parametro che è abbastanza utilizzabile in termini musicali, perché ho per un percussionista è come se cambiassi veramente, potrei associare questa cosa qui a una variazione dello spettro. Allora, ho messo un microfono su un altro strumento che non è questo tavolo, ma è uno strumento che è fatto con un legno che è pregiato, risuona in maniera più interessante già a livello strumentale, e vediamo cosa ci dà. Cambio microfono, lui è così gentile che basta dargli un numerino qui e cambia microfono. È un microfono di minore qualità, vedete che prende anche la mia voce in questo momento, e vedete che anche qui, vedete che sta da un'altra parte il centroide, c'è un altro suono. Vedete che, per esempio, con i polpastrelli sto fuori range, vedete che sta su, non so quanto su, cerco di capire, sto più o meno sui 5.000-6.000, quindi riadatto queste scatoline per farmi visualizzare questo valore. Però ecco, il principio è questo, ragazzi, no? Quindi andrò, ovviamente, a uno strumento più piccolo, avrà frequenze più acute, e andiamo a visualizzare fino a, boh, 8.000. Vedete che con i polpastrelli più o meno hanno lo stesso timbro, che sta più o meno in quella zona. Vedete, se mi sposto c'è, cioè la zona già mi dà una piccola informazione, magari non è molto utilizzabile, però è qualcosa. Capite che in termini musicali questo qualcosa fa una variazione timbrica, cioè può essere associato a una variazione timbrica. Io potrei associare questo qualcosa a, non so, un risuonatore, e per esempio farlo eccitare piuttosto verso il bordo, piuttosto che verso il centro, per esempio. Cioè, sposto il microfono di cui si parlava anche nel modello fisico del pianoforte, posso spostare dei microfoni altrove, cioè il punto d'ascolto, solo con questo comportamento. Se invece faccio con le unghie, vedete che cambia, va proprio in un'altra zona. La percussione va più verso, cioè il baricentro dello spettro è più il grave, è più verso il grave, lo sentite d'altronde anche con le orecchie, no? Più acuto, mediamente. Sentite il colore globale più grave, potremmo anche sentirlo in ascolto, questo però crea feedback, forse. Però sentite il suono originale, no? Oh, di questo suono il microfono a contatto prende di più la parte grave. Già in generale i microfoni a contatto prendono più i medi gravi. Sentite che c'è una parte acuta che non passa nel centroide, che è la mia percussione, che è piuttosto trasferita nell'aria. Vedete che le unghie comunque vedete quanto varia anche la zona. Ecco, questo è uno dei parametri che possono essere associati. Negli strumenti di cui abbiamo visto il video ieri e che rivediamo adesso, ho associato questa variazione al damping, cioè al tempo di risonanza globale del risonatore. Ed è una cosa molto efficace, perché è una cosa che lo strumentista, il musicista che suona, riesce a gestire il tempo di risonanza con un parametro sensibile molto forte dei risonatori, con le sue mani, semplicemente col comportamento. Quindi è un'associazione che è di quelle, diciamo, di cui parlava Davide, cioè che è che ha un rapporto con la realtà. E ho associato questo, sempre questo stesso parametro, a il tempo di decadimento delle frequenze acute. Quindi la mia idea era quella di avere, ok, se vedo che questo qui è più acuto, faccio sì che lo spettro sia più ricco, d'accordo? Oppure il contrario. E queste sono scelte veramente arbitrarie, d'accordo? Altra associazione che ho fatto, quindi vi dico, perché ci sono una serie di associazioni complesse, sono quelle di l'ampiezza piega un po' il suono, cioè lo fa glissare un po' verso il grave. Allora, questi sono aspetti di microliuteria che nel momento in cui andate a suonare lo strumento vi permette di avere, di ascoltare un suono ricco e che varia sotto il vostro tocco. Quindi da un lato tutti questi sistemi basati su modelli fisici sono, diciamo, in qualche modo più raffinati di un sistema di triggering, cioè di avvio di un campione. Il campione, sapete bene che i campionatori hanno tutta una serie di sistemi in cui a seconda della velocity, per esempio se suonate una tastiera, vi fa uscire dei campioni che sono più o meno registrati forti, diciamo una serie di strati, però sono comunque campioni, d'accordo? Però c'è tutto un lavoro per far uscire, che ne so, anche 7-8 strati di dinamica, no?
Ecco, in questo caso voi modulate direttamente il parametro, cioè è mapping diretto, e fate la sintesi in tempo reale. D'accordo? Per questo il colore del suono è molto più naturale, e anche chi suona ha la sensazione di suonare qualcosa che è più sotto le sue mani. Allora, se nei prossimi anni, come sicuramente avverrà, i descrittori audio si evolveranno in maniera molto sempre più raffinata, e anche i controllori per la sintesi, diciamo i parametri da modulare per la sintesi, è chiaro che possiamo avvicinarci sempre di più a una situazione di strumento meccanico tradizionale in cui i micromovimenti e il suono delle mani sullo strumento fanno sì che lo strumento diventi modulabile in maniera ricca da parte dell'interprete. Quindi non siamo più un parametro contro un parametro, ma cominciamo ad avvicinarci a un controllo musicale, cioè lo spessore del controllo aumenta perché associamo molti parametri a molti parametri. Quindi siamo molto primitivi ancora in questa fase, però sono gli anni in cui, diciamo, ci cominciamo ad avvicinare a qualcosa che è molto più, fra virgolette, musicale rispetto ai primi utilizzi dei sintetizzatori. Vi ricordate l'esempio che vi ho fatto ieri? I primi concerti eravamo lì con un mouse che variava giustamente un parametro alla volta, o la tastiera di una macchina che aveva 1000 oscillatori. Che musica veniva fuori? Una musica lenta. Avevo un parametro che potevo cambiare alla volta. Poi sono arrivati i controllori MIDI, diciamo, sono arrivati a prezzi bassi, diciamo, perché negli studi c'erano, negli studi di Hollywood. La BCF2000, chi conosce la BCF2000, per esempio? Ecco, o i controllori NanoKey. Ecco, tutti i controllori MIDI sono controlli che vi permettono, con il limite delle vostre mani o del naso, di modulare sempre però un parametro alla volta o due parametri alla volta, e potete fare solo certi tipi di modulazioni, perché va da sé che se volete cambiare due parametri e non ce li avete vicini, o avete due mani, o avete tre mani, o avete quattro persone, d'accordo? E siete voi che state suonando. Ancora, controllori 2D, per esempio tutti i trackpad, le tablette Wacom. Oppure, poi più tardi, sono arrivati i primi controllori touchscreen. Qual era il vantaggio dei touchscreen? È che in uno schermo voi potete mettere oggi 4 parametri, domani 16, dopodomani 16 bottoni più uno slider, eccetera, eccetera. Cioè, il controllo, come vedete, sta diventando sempre meno primitivo riguardo il toccare. La prima interfaccia di controllo che è stata commercializzata è stato il cosiddetto Lemur, che è una cosa del 2003, e io l'ho avuto, me l'hanno rubato, però c'è, esiste. Il Lemur è un'interfaccia che è una specie di proto iPad che fa solo quella cosa lì. Vi manda dei dati che prende da un'interfaccia che vi create voi virtuale su una superficie, uno schermo LCD, touch, e vi manda appunto dei dati in rete al computer. Con Max o con altri programmi potete interpretare questi dati e associarli a quello che volete voi. Ma riguarda sempre un controllo con alcuni controllori, cioè monodimensionali, bidimensionali, o controlli che hanno dei principi fisici, come per esempio le biglie del biliardo. C'era un controllore nel Lemur che era... ce l'ho sull'iPad. Possiamo vederlo. Così capite... Il Lemur, diciamo, è uscito fuori produzione, perché ovviamente... quando è uscito l'iPad? 2008, 2009? Quando è stato? Sì, quello... 2007 era, diciamo, l'iPhone. E, per darvi proprio le cifre, cioè l'Emor costava 2000 euro e più, 2300 euro quando è uscito, poi è andato calando, ma c'era solo quello, alcuni DJ l'hanno usato. Oggi cosa è successo? La Apple è un'industria che ha investito tantissimo nel touch, a partire dall'iPhone, e arricchendo e, diciamo, in qualche modo facendoci diventare la tecnologia touch qualcosa di quotidiano, ha fatto sì che si sono sviluppati certi prodotti e certe anche una certa cultura. Ormai siamo abituati a fare così, ad allargare, a toccare un oggetto su uno schermo touch, ma prima non era così abituale questa cosa, no? Ecco, ovviamente con un'azienda di questo tipo che ha testato questo tipo di interfacce sul mercato per tanti anni, la piccola azienda che faceva il Lemur, come si chiamava, la Jazz Mutant, era destinata a chiudere, ovviamente. Quindi il Lemur non si fa più, però la parte software è stata, diciamo, implementata. Dovrei averla anche lì, però qui ho... Ora, attualmente su un iPad possono girare, per esempio, questa è un'interfaccia in cui avete uno spring, cioè una molla, una multiball, come si chiama. Voi lanciate una pallina
di cui potete controllare le caratteristiche fisiche. Adesso vediamo, forse ce lo posso anche avercelo sullo schermo. Potete scegliere il numero, per esempio, di palline, in questo caso, e lanciarle, se gli do una certa velocità, e dargli una loro inerzia. In questo caso io avevo costruito uno spazializzatore che arrivava da una pallina fino a 8 e vi potevo lanciare con un principio fisico i suoni nello spazio, in questo caso, perché mi serviva per una composizione. Però il principio è avere dei controllori, come vedete qui avevo degli slider, due, una dimensione, dei bottoni per fare triggering, cioè avviare un'istruzione, oppure per fare un toggle, cioè un interruttore on-off, controllori multislider che sono, diciamo, hanno una gestualità loro e possono essere utilizzati, oppure controllori con principi fisici come il multiball, che ha anche un comportamento particolare, cioè per esempio non fa rotazioni ma rimbalza alle pareti. Ci sono anche, c'è un controllore che non mi ricordo come si chiama, che poi no, si usa poco, cioè è praticamente un cerchio con una palla che ritorna comunque al centro. Ecco, purtroppo non hanno fatto, non hanno messo delle proprietà fisiche in modo tale che questa palla possa per esempio avere dei comportamenti tipo randomici o circolari, però quello si costruisce, si può costruire, d'accordo? A questo punto che cosa ha l'interprete, il musicista? Ha qualche cosa che può toccare, che comincia a diventare un po' più strumentale, ma varia sempre uno o due parametri alla volta. Diciamo, il multiball è un oggetto interessante perché addirittura ha anche un inviluppo, cioè voi potete toccarlo e potete fare un inviluppo a quattro stadi. È interessante. Non so se servite nulla. Potrei forse, se ho la patch qui, perché ce l'ho, però non so dove sta più. Scusami, sarà un po' più grande forse. Questa era la vecchia interfaccia di... chissà se... Ecco, magari anche oggi pomeriggio, che magari non siamo obbligati allo streaming... frontale, magari la affrontiamo anche questo tavolo qui. Dovrei forse anche un po' al centro, ci mettiamo tutti attorno e cominciamo anche a sporcarci un po' le mani. Può darsi che riusciamo anche a vederlo, eh? Vediamo un attimo qui. Ecco, chi ce l'ho, così possiamo anche vederlo in streaming. Se Maverick ci assiste, ecco, posso fare in modo tale che questa interfaccia ce l'ho qua, levo un po' il resto, c'è uno schermo dei nani proprio. Mi finisce tutto lo schema. Ecco, però il discorso è questo. In questo caso posso, mi pare che è con la E, non mi ricordo se è con la E, non mi ricordo la lettera per mandare le modalità esecutiva, scusate, è di E. C'è una modalità in cui spingendo, tenendo punto un tasto, tu puoi lanciare la palla come se stessi in esecuzione, però non mi ricordo la lettera. Ecco, in questo caso io non mi ricordo. Display in alto a destra. Dov'è? Display in alto a destra. No, questa è la connessione A. Ah, però forse lo riconosce. Vediamo se è il back indirizzo. Ecco, in questo caso dovrebbero essere associati. Perché non lo va? Ah, perché questa è la vecchia. In questo caso, dandogli l'indirizzo, dovrei poterlo associare a quello che vedo qui. Vediamo solo una questione di indirizzi, se volete vederlo un attimo. Settings. Allora, terra. No, dovrei creare una rete, non lo vedo in questo momento. Aspettate un attimo. Sembrava che fosse la D. E comunque, come vedete, non mi ricordo la lettera, scusate ragazzi, sono un po' di tempo che questo qui non lo uso. Dovrebbe essere connesso adesso. Ok, però ecco, avete capito, poi magari ci giochiamo un po' oggi pomeriggio, perché bisogna configurarlo. Ecco, il Lemon, per esempio, il software del Lemon è disponibile su iPad e sostanzialmente è una cosa che aumenta le vostre possibilità di controllo, perché potrete suonare uno strumento direttamente con un touch, quindi non è analisi audio ma è veramente direttamente controllo come un controllore MIDI. Il problema dell'iPad è che devi guardarlo, perché io non posso suonare così,
posso fare così se ho un parametro qui al centro, magari bidimensionale, allora... Mancano i feedback fisici. Cioè, il problema è che ci stanno lavorando, nel senso ci sono una serie di tecnologie touch che ti danno comunque un feedback, cioè un rimbalzo, o comunque una specie di scossa, cioè una vibrazione nel momento in cui tocchi l'oggetto, che ci dia questa sensazione da tattile. Per cui tipicamente con l'iPad cambiare i volumi non è proprio la stessa cosa che avere un controllo fisico del volume, però può essere utile per certi aspetti, però a livello di performance dovete stare così, a meno che non fate come molti DJ per esempio, che hanno tre parametri o due o uno, mettete una palla qui al centro e giocate eccetera. Tra l'altro poi l'iPad ha anche, poi lo vedremo magari con Davide, ha anche degli accelerometri e dei girometri, per cui a quel punto potete associare delle cose di questo tipo senza bisogno di guardare. Praticamente chi suona con l'iPad, con il Lemur o robe simili, sta così. Oh, dal punto di vista audio, diciamo, una volta che si sono sviluppate questi tipi di tecnologie, sono nati addirittura altre tecnologie e sensori che vedremo, però di fatto, ecco, vedete che vi mostro un'applicazione di modello fisico controllato dal gesto dell'esecutore, che comincia a essere sicuramente più musicalmente ricco, dare la sensazione di suonare a chi sta agendo su una superficie. Allora, ieri già vi ho fatto discorso sull'ergonomia di questi strumenti. Questi strumenti si chiamano i GCOS, cioè Gesture Control Surfaces, per la Gestural Control Synthesis, quindi sempre con lo stesso acronimo. E il principio di analisi è più o meno questo. Vi faccio vedere il video e lo commentiamo rispetto a ieri, lo commentiamo, d'accordo? Poi se siete d'accordo facciamo una pausa, esatto, dopo farei, perché abbiamo un paio d'ore e quindi ci siamo giusti. Allora andiamo su internet. Quindi questo sta su YouTube. Due, tre, la voce più veloce. Chissà se si vede, vediamo. Allora, il primo esempio è quello con un altro algoritmo che vedrai dopo. Andiamo direttamente, diciamo, alla parte improvvisativa con Daniel Ciampolini, un percussionista che suona appunto olpe, che è questo medio, strumento medio. Se la rete ce la fa. Questa prima parte magari la rivediamo dopo, sentite Daniel. Esempio di strumento multistrato, in questo caso appunto è un'applicazione complessa, c'è una percussione che fa venire fuori una serie di accordi predisposti, quindi lì è una parte che io devo memorizzare, che ho già memorizzato, però a ogni picco c'è una modellizzazione del feltro del pianoforte, della percussione del pianoforte, che però suona su delle placche. Ci sono delle placche che scelgono le tre note gravi a caso di questi accordi, sono accordi a segni di note, è un principio che mi sono scelto io, quindi come vi dicevo ieri, uno strumento diventa la limitazione delle scelte infinite, perché altrimenti non riuscite a definire una collezione ridotta di possibilità, e in questo caso ci sono sei corde che a ogni picco cambiano appunto, come con la tecnica di triggering che poi magari vi spiegherà Davide, ogni picco dell'altezza cambia accordo, e però ci sono le tre note più gravi di questi accordi che vengono scelte a caso fra queste note dell'accordo, e vengono percosse con un feltro, cioè la modellizzazione stessa del feltro del pianoforte. A seconda della dinamica questo feltro è più o meno ricco timbricamente, ok?
e quindi si sente questo, queste percussioni che sono un po' più secche, un po' più scure, un po' più chiare, eccetera eccetera. Sopra ci sono dei flauti, c'è cioè un flautino che sembra schizzatissimo, che viene fuori solo quando viene strofinata la superficie e che fa dei glissandi di armoniche, cioè viene inviato più o meno fiato nel tubo a seconda dell'ampiezza anche lì dell'azione dello strumentista. Ora, questa cosa qui è totalmente arbitraria ed è una cosa trovata nel lavoro, diventa uno strumento che fa solo certe cose nell'uso. Cioè nell'uso questo strumento, modificando alcuni parametri e alcune altre associazioni, possiamo farlo diventare altro. Però con questi tre strati, sei risuonatori a corda, tre percussioni, diciamo, una percussione che sceglie tra le tre note gravi che si accorge che si evolvono, e un flautino che viene citato, diciamo, che fa venire fuori differenti armoniche, fa sì che la persona senza una partitura, però con delle istruzioni, comincia a divertirsi a suonare, cioè comincia a improvvisare. Diventa una specie di strumento strano, che non è ancora uno strumento, è un proto-strumento, però se si può improvvisare ci si può anche scrivere della musica. Ieri qualcuno di voi mi ha chiesto ma come si scrive poi questa roba qui? Poi ne parliamo, perché io ho dovuto scrivere una partitura con questi strumenti qui e nei quali ci sono una serie di aspetti caotici, una serie di scelte randomiche molto circoscritte. Vi mostro il seguito, che era una parte dell'improvvisazione che ho fatto ieri. In questa parte qui ci sono una serie di associazioni in cui vedrete, la cosa che mi preme dirvi è che ho usato il centroide, cioè il parametro di prima, forse magari metto un microfono qua, ho usato il centroide per modulare, appunto, per variare la risonanza globale dello strumento e quanto fossero asciugate le armoniche acute, cioè la parte acuta dei risonatori. Lo guardiamo. Quindi vedete che io lancio con le unghie un suono che comincia a risuonare, gioco con il feedback della sala, perché la sala mi manda suono che viene ricattato dal microfono, però quando voglio secco il suono passando diciamo la pelle, strusciando la pelle. Che aveva anche una sua temporalità, cioè avevo dei glissandi per esempio, però se nessuno eccitava questa partitura non suonava, quindi la libertà dell'interprete era dire: io non ti suono la seconda parte del brano,
anche se l'idea platoniana di partitura sta andando, cioè come se noi solamente guardando il sole gli diamo esistenza, perché comunque lui fa il suo, farebbe il suo percorso, però chiudendo gli occhi uno più di più. Cioè, oh, qui invece utilizzo la placca più grande, perché ne ho fatte costruire te, collaborando con questo aiutario francese. Allora, questa piccola si chiama Manta, quella media che ha usato Daniel si chiama Olpe, e la più grande si chiama Tursio, perché si chiama una specie di delfino che si tuffa, che è enorme, 1,70 m di altezza, che abbiamo sospeso. Ora faccio la stessa cosa su quella placca e guardate che l'oscillazione della placca e la tipologia di strumento, quindi l'ergonomia anche contro il corpo dello strumentista, fa sì che lo stesso motore di sintesi suoni diversamente. Innanzitutto quella placca così grande è stata fatta in modo tale che è accordata dal liutaio ed ha una fondamentale, cioè un si grave, ed ha uno spettro, cioè questo liutaio accorda in una certa maniera, fa proprio, costruisce un accordo, quindi se voi battete nella placca e spostate il vostro orecchio, sentite proprio degli accordi, che sono gli accordi di nona, fa in modo tale che varie frequenze vengono distribuite, quindi c'è una parte grave che ha un contenuto di grave, una parte bassa più una pancia, e la parte più acuta, più del superiore, risuona piuttosto a delle altre frequenze. Vediamo come mi sono rapportato a questo strumento, questo è uno degli esempi, e l'ho accordato come, per parlare di associazione, essendo una placca che oscilla, l'ho accordato come una campana. Cioè ho preso l'accordatura in omaggio a un compositore inglese che ha scritto un brano negli anni 80 molto bello, il compositore è Jonathan Harvey, e che ha scritto un pezzo che si chiama Morto Splango Vivo Svoco all'Irca, fatto però con l'allora proto-sound. E lui ha analizzato la campana di quale chiesa era, inglese, non mi ricordo, però ha analizzato la campana bordone, che è quella più grave, di una cattedrale inglese, e ci ha fatto un brano. Io ho preso, per fare un esperimento, dato che mi dava la sensazione di un gong, campana, questo grande placca, ho preso la stessa accordatura, limitandola a 6 componenti, perché ho voluto fare così, e però sentirete che il tipo di suono che viene fuori è proprio quello di una campana. Voi potreste accordarla con qualcosa che volete voi, però in questo caso questo strumento diventa una specie di campanone virtuale con ancora, sempre al corpo, una modellizzazione del feltro di un pianoforte, perché mi dà quella parte grave, boom, e poi ci sono sempre degli archetti, sono delle corde con degli archetti virtuali che rimbalzano. E questa cosa mi interessa molto perché è un effetto tipo Sitzler. Sapete cos'è il piatto Sitzler? È un piatto con dei chiodi messi dentro in modo tale che una volta fatto la percussione cominciano a tremolare. È un piatto molto usato dai jazzisti. Il rimbalzo è una cosa che mi interessa, insomma. Ecco, sentite adesso su Tursiope. Sintesi lì su, in quel momento lì, non sarà mai come un campionatore, cioè è molto più ricco, perché il suono che voi fate, appunto dando un impulso con le nocche, l'impulso è più corto, quindi come abbiamo visto ieri, questo impulso più corto stimola armonie più acute.
avete visto che in questo caso il lavoro sull'ergonomia dello strumento, cioè questo strumento non varia, mi rimetto a favore di microfono, vedete che qui è un lavoro sull'ergonomia, cioè una grande placca ha una grande placca, non chiedo le variazioni di una di un piccolo strumento come Manta, per esempio, perché semplicemente anche lui ha la sua inerzia, giustamente come si parlava, la cosa di cui parlavamo ieri, cioè che questa cosa che è la resistività, no? Sì, lui lo spingo, avrà una sua, oppure una resistenza, magari avrà anche un feedback, però ovviamente un oggetto piccolo ha una resistività diversa da un oggetto grande. Lavorando sui modelli fisici, lavorare sull'accesso al modello fisico comporta queste considerazioni. Volevo chiedere quanto incide nei due strumenti l'aspetto frequenziale, perché abbiamo parlato del fatto che lo strumento viene prodotto accordato. Sì, sì. Quindi rispetto, credo, se ho capito bene, nel modello dello strumento più grande incide moltissimo, o più perlomeno che nello strumento più piccolo. Sì, sì, assolutamente sì, nel senso che per questo mi sono rivolto a un liutaio, perché dovete capire che ho iniziato con delle placche industriali, e le placche industriali, che erano di compensato o di pluristrato, avevano una risposta globalmente caotica, cioè globalmente la stessa cosa con aspetti caotici che erano difficilmente prevedibili dal punto di vista dell'eccitazione, con delle placche che hanno dei colori diversi, quindi che hanno una colorazione che va a eliminarti certe possibilità, però tu hai una maggiore individualità dello strumento. Allora, placca più piccola ovviamente non proietta frequenze molto gravi, cioè questa qui non risponde a delle frequenze molto gravi in situazioni normali. I percussionisti, per esempio, riescono a fare delle cose tipo l'effetto lion roar, cioè leccandosi il dito riescono a fare dei rimbalzi, cioè un dente di sega molto grave, quindi in quel caso noi, quando dando in mano questo strumento a un percussionista che lo associa a un tamburo basco, la prima cosa che hanno fatto, a parte colpire, andare anche in posti dove noi pizzicare qui per esempio, hanno cominciato a fare, facendo questa cosa che io non so fare, abbiamo sentito da Manta tutti gli armonici gravi, quindi venivano messi in vibrazioni diciamo la componente grave dello spettro, però era un'eccezione, cioè questo risonatore è fatto come un mandolino, e al mandolino non chiedete una nota grave di contrabbasso, ok? Allora, lo strumento medio ha una maggiore colorazione, cioè nel momento in cui mi sposto in olpe posso addirittura avere varie modulazioni solamente per la posizione, e lì c'è stato un momento della ricerca in cui ho cercato di capire se potevo almeno distinguere tre zone. In realtà sì, in quel caso avevamo addirittura lavorato, ma anche su Manta, avevamo lavorato su vedere, riconosceva anche 11 posizioni, cioè ci sono una serie di, però diventava cosa? Diventava una specie di violino in cui io dovevo suonare in quel millimetro, e laddove cambiavo c'era un problema. Allora, ho preferito lasciare la libertà di un gesto ampio all'esecutore per farlo stare comodo. Quindi nella placca media c'è una maggiore ricchezza, anche perché ha delle forme diverse, quindi il punto varia, cioè questa zona, il baricentro centrale dello strumento ha diciamo una zona ideale dove irradia piuttosto le frequenze gravi, e poi c'era anche il fatto della simmetria di uno strumento. Infatti abbiamo discusso molto con il liutaio, perché lui proponeva sempre forme simmetriche, e invece l'unica placca asimmetrica è quella grande ha intanto una fondamentale, e questo è solamente un problema di grandezza, cioè i liutai lavorano con, a partire da certe dimensioni, per esempio lui mi diceva a partire da 55 cm di altezza io riesco a fare certe frequenze, altrimenti no. Certi colori, cioè lo strumento diventa più personalizzato. Voi sapete che gli strumenti, per esempio una chitarra, cioè una cassa armonica di uno strumento, si distingue già fra, la grande distinzione fra quelle piatte e quelle curve, ok? Su quelle curve come queste qui ci sono diversi spessori, la curva aiuta ad amplificare in maniera più colorata le cose. Uno strumento con la cassa armonica piatta è più anonimo, diciamo così, d'accordo? Quindi la grande placca ha per esempio un accordo, un accordone che è un si, la fondamentale, e esplorando in varie zone si hanno diversi apporti. Infatti, per scegliere la posizione dove mettere questo strumento qua, questo microfono, siamo andati lì veramente col fonendoscopio, quello per ascoltare il cuore, a cercare alcuni punti che sono ideali. Si fa così, no? Quando si mette un microfono a contatto su un grande strumento.
E ovviamente, per esempio, si può scoprire che andare ad amplificare, andare ad ascoltare sulla parte più grave non è la cosa più adatta. Oppure lì vibra troppo. Certamente non cerchi un punto dove è poco sonoro, perché sennò hai magari un nodo di molti modi e non riesci ad avere una cosa sensibile. E l'altra cosa è quella, la possibilità di mettere più microfoni. Ora, tutto questo è, fermo restando la sintesi, vedete quanto lavoro ci può essere nel controllo. Cioè, sempre di più ci sarà questa cosa, perché questi strumenti, che sono ancora primitivi, ovviamente, hanno comunque un territorio di esplorazione che è molto molto ricco. D'accordo? Cioè, possiamo appunto esplorare, però la cosa che mi interessava era quella di poter suonare con queste. Ora, su questo tipo di legno non posso usare tanti oggetti. Per esempio, non posso usare delle viti zigrinate o dentate, come abbiamo visto nell'apparente, nel pezzo che vi ho mostrato ieri, perché ovviamente rovinano il legno. Olpe è stata praticamente graffiata e rovinata da Daniel, perché comunque aveva una gestualità. Un percussionista muove il braccio, un pianista come io sono muove anche il braccio, però è più abituato a delle variazioni fini, d'accordo? Invece un percussionista magari lo rompe anche uno strumento. Questo qui ha una lesione qui, perché all'inizio era fatta diversamente e si rompeva. Quella grande ha un altro tipo di gestualità. Allora, prima della pausa vi faccio vedere qualche estratto da una partitura, di cui poi, se voi, parleremo, se volete. Come vuoi? Tanto questo qui vi faccio vedere solo degli estratti per farvi vedere molto velocemente, perché è la stessa cosa, così è chiuso. È l'ultima cosa. Così vediamo. Aspetta. Vi faccio vedere qualche estratto di questa. Non è mixato, diciamo che è una performance che ho fatto con questi qui. Non è mixato, è ancora da ci sarà presto un video che stiamo preparando su questo. Vi faccio vedere solo alcuni punti così a secco, sapendo che il suono è quello dei microfoni lì che stanno sopra. Insomma, c'è solo una coppia di microfoni. Faccio solo vedere qualche estratto, eh. Non si vede niente, eh? Diciamo che fanno più il casino. Ecco, vedete, vi faccio vedere veramente degli esempi al volo.
parti. Quindi 15 minuti.